Yes. Ci siamo live, giovedì live, bentornati a tutti amici di NBA Week, un saluto dal Biga. Freddo. Tore. Falsa. E qui abbiamo... Che cazzo è questo? Presentalo. ragazzi, no, ci salutavo e poi giustamente Torelli, che è il solito uomo di introduzioni, ci spiega chi abbiamo ospite qui con noi. Sì, arrivo subito perché c'è un problema, ecco, avevo YouTube aperto e c'avevo anche il ritorno dell'altro audio che è iniziato. Allora, buonasera a tutti ragazzi, ma come vedete stasera non siamo in tre, ma siamo in cinque. Qui al mio lato c'è Falsa, detto Matteo Falsini, anzi viceversa, Matteo Falsini detto Falsa, è probabilmente il mio migliore amico. Si è iniziato a giocare a pallacanestro insieme che si aveva 6 anni. E si è giocato insieme fino oltre 18, poi io ero rimasto 1,65 m, lui oltre 2 metri, che poi io ho smesso. Però Falsa è qui con noi perché è stato un contatto prezioso per raggiungere il super ospite di stasera, che vedete qua sopra, che è Roberto Chiacic, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, ha vinto uno scudetto in Italia con la Menzana Siena, ha giocato a Bologna, sia sponda Fortitudo che sponda Virtus, attualmente vive a Siena e con la nazionale, insomma, è stato protagonista degli anni d'oro, chiamiamoli così, insomma, la medaglia d'argento alle Olimpiadi, l'Europeo del 99 e poi anche la vittoria contro il Team USA, il Dream Team o quello che era, insomma, dove c'era LeBron James. Allen Iverson. Il bronzo anche all'Europeo, mi sembra, 2003. 2003 in Svezia. Non me lo davo bene perché sono del 96, penso, che è quello che è fondamentalmente, quindi sì. Quasi la cosa più importante, perché altrimenti poi dopo i risultati di conseguenza non sarebbero arrivati. Sì. Allora, intanto invito i nostri amici che sono già collegati a buttare lì un po' di domande, e almeno le rigiriamo subito. Comunque, io ragazzi, io sono veramente contento tanto di essere qui in live, di avere Roberto, che ringrazio a nome di tutta NBA Week per essere venuto a fare una chiacchierata. Io vorrei partire però non dall'inizio ma dalla fine, cioè da perché c'è Roberto e perché c'è il Falsa, perché hanno avuto l'occasione di giocare insieme quest'anno. Certo, non posso permettere perché sono proprio ignorantone da quel punto di vista, quindi io sono ben contento di chiacchierare, ma non sono un grande esperto di NBA, quindi metto le mani avanti. Ma noi siamo qui per parlare di te e con te, insomma, lo scopo è un pochino questo qui. Comunque niente, se Roberto e Falsa ci volete raccontare un po' qual è stata la vostra conoscenza, le esperienze insieme in quel di Siena. Fa partire Roberto o parto io? Posso partire io perché non ho molto da dire, purtroppo non ho avuto l'occasione di entrare, di scendere in campo con loro, perché diciamo che dopo un periodo di terapie che ho dovuto fare per delle problematiche fisiche ho ricominciato a gennaio, quindi anche facendo i conti in un mese e mezzo che ho potuto, diciamo, allenarmi insieme con loro, che poi dopo giustamente è sfociata anche nella possibilità di giocarci insieme, però non si è materializzata perché chiaramente hanno chiuso tutto proprio 10 giorni dopo che io mi sono tesserato, quindi fondamentalmente non ho avuto l'occasione di poter condividere, diciamo, le gioie di entrare in campo. Ho condiviso, diciamo, l'allenamento e quello che è, diciamo, la parte di preparazione alle partite, chiaramente con la mia andatura non proprio delle migliori, visto che ero fermo da 6 mesi, però voglio dire, mi sono divertito e un po' mi dispiace perché non ho avuto l'occasione di poter giocare anche qualche partitella, qualche minutino con loro. Ok, parla al Falsa. Comunque questa cosa ci ha impedito di vedere a Siena le Twin Towers, probabilmente, le Torri Gemelle in coppia. Non avete un'idea di quanto è grosso, Roby, cioè nel senso, ma è enorme, cioè nel senso,
Allora, io ho conosciuto Roberto su una Silet, ero a fare l'attivazione sulla Silet in palestra, dentro il palazzetto, e vidi entrare Roby e subito si mise nella bicicletta accanto alla mia, iniziamo un po' a parlare e è nato, insomma, quello che spero sia un bel rapporto, nel senso una bella amicizia, perché ha esperienza, ha vissuto la palla a canestro, quella che piace a me, ecco, nel senso, poi è un pivot, avessi 20 anni ora... anch'io avessi 20 anni ora, cioè... Non so, Roby. È vero, però ecco, io più nostalgico, nel senso più anziano, diciamo, ho visto in lui un potenziale anche in allenamento, diciamo, perché poteva insegnare ancora tanto, poteva insegnare sia a me che soprattutto ai giovani, data la sua esperienza, ecco, e quindi sono ancora vivo, volevo dire. E infatti sembrava... Cazzo, sembrava un'orazione funebre falsa. No, assolutamente no. Magari l'opportunità ci sarà ancora, speriamo. Roby, ho portato una domanda su questo argomento. Fondamentalmente si spera di ricominciare a fare... No, una domanda su questo. Quindi ecco, boh, a me è piaciuta l'idea di averlo in squadra. Prima per gli allenamenti e poi anche potenzialmente in campo per le partite, perché mi sarebbe piaciuto, ecco, averla al mio fianco. Sì, perché tra l'altro, per chi non lo sa, Roberto e il Falsa si stavano allenando, il Falsa stava giocando, Roberto mi ha detto ancora non ce l'aveva fatta perché era in recupero, in quella che è l'erede della Menzana Seiana, che fu, dopo tutti i problemi societari, eccetera, non entreremo in merito, che ha avuto in questi anni. La Menzana quest'anno ripartiva dalla promozione, se non erro, una squadra giovanissima in cui il Falsa faceva la chioccia, perché il Falsa e Roberto in teoria poteva fare la chioccia il Falsa da un certo punto di vista. Era proprio l'unico, diciamo, veterano lui, cioè, dire, quindi c'erano tanti veterani. Esatto, era una bellissima squadra che stava facendo dei risultati ottimi, perché comunque, vuol dire, era prima, aveva appena vinto lo scontro diretto, anche con un largo margine di vantaggio con la diretta concorrente del momento, per cui, vuol dire, fondamentalmente non è che avevano bisogno di un aiuto, era più il piacere di poter far parte del gruppo e di allenarmi con loro e magari riuscire a scucire qualche minuto in campo, che il bisogno di avere comunque un aiuto concreto. Però, voglio dire, era un piacere comunque di poter calcare il parquet dopo 6 mesi di stop, anche se fortunatamente io non l'avevo mai smesso, quindi. Esatto, perché io poi volevo arrivare lì, cioè alla fine Roberto vive a Siena, come si diceva prima in serie di presentazione della puntata, dal 2000, cioè da quando era andato a giocare nella Menzana, che vinse il suo primo scudetto, se non erro. Sì, nel 2004. E se, raccontaci qualche aneddoto della tua prima esperienza a Siena, il momento in cui sei arrivato in una squadra che comunque iniziava a premere per raggiungere traguardi importanti, e se non erro con loro hai vinto una Saporta Cup, se non erro uno scudetto e una Coppa Italia? Esatto, la famosa, cioè, abbiamo vinto, diciamo, io ho avuto la fortuna di stare lì il primo scudetto, nella prima Saporta e anche nella prima, diciamo, sconfitta, che ricordo, diciamo, un po' come il famoso tiro da 4 di Danilovic, di cui se ne parlava prima. Mi ricordo bene anche, diciamo, una delle prime amare sconfitte anche in Coppa Italia, purtroppo con Siena, dove abbiamo perso di nuovo con l'ennesima squadra che era la Virtus di Ginobili di Rigado, che era un po' storto, cioè, vuol dire, giocatori contro coglioni, come si dice, dire, per l'amor del cielo. Purtroppo non arrivò al primo risultato lì, arrivò però pochi mesi dopo con la Saporta, cioè, dire, col mitico Ataman come allenatore, cioè, dire, un bellissimo gruppo, è stata un'annata molto bella. E poi dopo, l'anno dopo, si è vinto lo scudetto con l'arrivo delle Calcati, di Galanda e tutti i giocatori che comunque, voglio dire, sono stati portati a Siena e poi dopo negli anni hanno costruito, dopo che me ne sono andato, perché fondamentalmente, diciamo, che lo strapotere di Siena è partito dal 2006 in poi, quindi fondamentalmente
sono dei ricordi bellissimi, bellissimi per chi li ha vissuti con me in squadra, bellissimi per chi li ha vissuti come tifoso, e sono un po' malinconici in questo momento in cui diciamo che la pallacanestro mondiale non esiste. Cioè, non esiste in America, non esiste in Italia, non esiste in Europa, e speriamo che ritorni prima possibile. Cioè, perché comunque vuol dire, secondo me, visto che ci sono anche questi gruppi, questi incontri, vuol dire che manca tutti. Manca il giocato, manca poter vedere la pallacanestro, manca poterci giocare, ma sicuramente per la maggior parte manca poterla vedere. E purtroppo si entra in un discorso circoscritto al coronavirus, che in un'epoca o comunque in due mesi dove siamo stati tutti chiusi in casa, purtroppo lo sport sarebbe stato, parlo di sport in generale, un'ottima fonte di distrazione anche da spettatori, per potersi collegare su qualcosa di particolare, non fosse la mera statistica di nuovi morti, nuovi contagi, eccetera. Chiaramente però è logico che in una situazione in cui tutti ci si doveva riguardare e evitare il contagio, i primi a doverlo fare erano chiaramente anche gli sportivi, in quanto lavoratori o anche comunque appassionati che fossero. Per quanto riguarda l'NBA, e poi vi lascio a voi per fare altre domande, ma era una piccola postilla, sembra che ci siamo quasi, i passettini stanno andando e probabilmente ci sta che i primi di luglio possa riprendere la stagione in una situazione totalmente incredibile, cioè palasport vuoti, bolle create apposta dove vengano messe le squadre per due mesi e da lì non possono uscire, però forse un qualcosina lì c'è. Purtroppo l'Italia e per l'Europa invece è stato tutto sospeso e quindi se ne riparla l'anno prossimo, speriamo. Speriamo. Allora, io... scusami Roberto. Dimmi. Ah no, volevi aggiungere qualche cosa, avevo capito male io. Era un commento, diciamo, che approvava quello che era stato detto, ma niente di più. Ok, allora, c'è una domanda per Falzini. Lorenzo Dolfi chiede se è tifoso di Milano. Mi puoi scrivere vai a fanculo? Ti ha sentito molto probabilmente. Allora, Simone Bettini, domanda per Roberto. Quella lì rimane un po' storica per tutti. Riguardo per la partita amichevole con gli Stati Uniti, avevate qualche motivazione particolare o è venuta fuori una grande prestazione un po' per l'adrenalina e l'occasione? Diciamo che obiettivamente avere la possibilità di giocare contro quella che era considerato il Dream Team, cioè, è comunque una motivazione che non lascia dubbi. Io non credo che chiunque abbia la possibilità di scendere su un campo di pallacanestro e giocare contro, diciamo, quella che è considerata la squadra più forte del mondo, che nel 2004 era l'Argentina, fondamentalmente, però voglio dire, giochi contro i migliori giocatori NBA, cioè vuol dire, è comunque già un onore poter scendere in campo e confrontarsi con atleti di quel livello e di quel talento. A noi non ci serviva una motivazione, tutti avevano una motivazione, cioè voglio dire, eravamo in fase preparatoria, c'è un torneo in Germania, cioè giochiamo con l'America, voglio dire, siamo entrati tutti gasati, con la voglia di giocare. Poi le cose sono molto facili, non aveva niente da perdere, non importava il risultato, c'era la voglia di giocare, di confrontarsi, e fu una serata incredibile dal punto di vista del risultato, ma non solo, perché comunque voglio dire, siamo riusciti a trovare magari una squadra che in quel momento lì un pochettino fuori preparazione, poco concentrata e credendo di poter vincere facile, come sempre era successo fino a quel momento lì, hanno trovato dei giocatori, perché fondamentalmente oggi come oggi l'NBA, l'Europa, cioè voglio dire, si sono quasi fuse, nel senso che comunque ci sono grandissimi giocatori europei che giocano nell'NBA e fanno la differenza. E, diciamo, è un po' cambiato il rapporto con lo straniero a livello del campionato, però in quel momento lì diciamo che la voglia di vincere c'era. Abbiamo vinto con delle grandi prestazioni di Galanda, di Basile, il solito Basile, tutta gente che ha fatto canestro, qualche punticino sono riuscito a farlo anch'io, quindi fondamentalmente tutti abbiamo messo una mattonella, chiaramente il Pozzo ha fatto i suoi show, capito, che comunque vuol dire divertono il pubblico, perché comunque era un personaggio, oltre che essere un gran giocatore, era un gran personaggio e continua a esserlo adesso, esatto, come allenatore, cioè divertire anche adesso che allenatore, quindi
Diciamo che lui è stato uno showman, lo è sempre stato, ha continuato a fare anche quello dopo che ha smesso di giocare. È stata una vittoria bellissima, che ci ha dato carica, e chiaramente lasciamo perdere quello che poi è successo nelle Olimpiadi, perché comunque quello sicuramente è stato un grande risultato, però fondamentalmente si è partito da lì, cioè come la Cenerentola, ha detto arriva l'America, ti rulla, e l'abbiamo vinto. Adesso andiamo alle Olimpiadi, usciamo subito, e invece abbiamo preso Porto Rico, abbiamo trovato la Lituania, e siamo arrivati in finale, e non dico che in finale non si voleva vincere, però come si è vinto con la Lituania, si è perso con l'Argentina per degli episodi nell'ultimo quarto, allora le bombe sono entrate, no, cioè poteva vincere chiunque dei due, avevamo già vinto, diciamo, nel gironcino iniziale con l'Argentina di uno o due punti, ce la giocavamo, cioè, però chiaramente confrontarsi con gente come Duncan, giocatori che per me sono mostri sacri, cioè voglio dire giocatori che hanno fatto la storia dell'NBA, cioè noi ci sentiamo piccini, però non ci siamo comunque minimamente lasciati condizionare da questa cosa qui, siamo riusciti ad affrontarli a testa alta, e chiaramente quando loro si sono resi conto che noi non abbiamo mollato mai, non sono riusciti a rientrare in partita, sicuramente un pochettino gli rodeva perdere una partita, un'amichevole così contro l'Italia, che magari loro non conoscevano nessuno dei giocatori italiani, non li conoscevano tutti, per cui questo qua sicuramente è stata un'esperienza bellissima, cioè certo non aveva un valore di punti o di classifica, però aveva un valore sicuramente altissimo dal punto di vista della consapevolezza che noi ci siamo creati anche vincendo quella partita. Ma te ti ricordi, Roberto, le reazioni alla fine della partita degli americani, cioè con questo fatto che loro comunque sono sempre considerati e sono spocchiosi, e quindi magari partivano dal presupposto, come ha detto te, di prenderla di tacco, e poi, come si dice in Toscana, hanno preso una bella scienciata, perché poi non è che persero di poco, no, infatti, quasi una ventina, se non mi ricordo male. Sì, persero di sì, quasi 20 punti, cioè poco di meno, 18-17 mm-hmm. punti. Però voglio dire, di certo una bella figura non l'hanno fatta, però chiaramente hanno detto, ma sì, siamo fuori forma. Io non ho idea di quello che, non ho letto niente nel post partita, interviste, roba del genere, perché comunque voglio dire, a noi comunque questa vittoria è stata sicuramente una bella soddisfazione, però finita quella partita abbiamo girato pagina, perché si stava preparando il torneo principale, che era quello olimpico, quindi fondamentalmente la nostra è stata una bellissima vittoria, abbiamo festeggiato lì per lì, però poi dopo si ripartiva il giorno dopo, quindi fondamentalmente quando sei in preparazione sono tutti i giorni, lavori ogni giorno, ti sposti, viaggi ogni giorno, quindi è comunque un impegno, e certamente non avevamo vinto niente fondamentalmente ancora all'epoca, per cui è chiaro che sicuramente non l'hanno presa bene, molti giocatori sicuramente si saranno incazzati, come si, specialmente tra di loro, perché magari uno dice ma te non sei impegnato, cioè ora io mi sono interessato poco di quello che pensavano loro, perché fondamentalmente ti fosse avevi percepito qualcosa nelle reazioni, hai visto, ne so, a fine partita non si dà la mano, sicuramente le partite erano un po' stancati, cioè sicuramente li giravano i coglioni, non erano sicuramente contenti, ed è normale, anche perché, voglio dire, sono tutti quanti, diciamo, delle stelle oltreoceano, come si dice, e qui sono stati battuti da quelli che magari non neanche sapevano giocare a pallacanestro. Però, obiettivamente, quello fu l'anno in cui si sono resi conto anche loro stessi che comunque la pallacanestro stava cambiando radicalmente, e che non c'era più un dominio così assoluto da parte degli americani nei confronti di nessuna nazione in Europa, cioè vuol dire, e comunque il sentore c'era già stato quattro anni prima, dove anche in quell'occasione ho avuto fortuna di essere presente alle Olimpiadi in Australia, dove hanno vinto una finale, diciamo, punto a punto, mm-hmm. con dei clamorosi errori all'ultimo momento che gli hanno permesso di vincere. Quindi voglio dire, è cambiato quell'anno lì, poi hanno perso due partite, perché hanno perso anche col Porto Rico, mi sembra, se non ricordo bene. Sì, benissimo, sì. Ma credo di sì. Credo Ma niente, però chiaramente diciamo che hanno perso un'altra partita, oltre quella con l'Argentina che gli ha incluso la finale.
Allora, volevo fare una domanda io a Roberto, sempre riguardo a questa famosissima amichevole, che ovviamente mi ha dato, diciamo, lo sprint e magari una consapevolezza maggiore nei vostri mezzi proprio per affrontare poi il torneo olimpico. Ma vorrei sapere se c'è stato qualche episodio magari interessante nello spogliatoio nel post partita, se si può raccontare, qualche battuta Dirò la verità, a magari. ricordo mio niente di eclatante, diciamo, non è successo niente di particolarmente da ricordare, cioè, voglio dire, episodi, cioè, differenti sono successi quando abbiamo vinto. Lì considera che comunque, voglio dire, è una gioia momentanea che poi non è che Sì, ce la no, portata. certo. E quindi non è successo niente di particolarmente significativo nel dopopartita, cioè, voglio dire, mentre sicuramente sono successi nel dopopartita di pochi mesi fa, Ma quello sicuramente. ecco, Le cose che non posso neanche raccontare, quindi ok, fondamentalmente perché dopo ci saremmo fatti arrivare. ci sono coinvolte altre terze persone, non possono essere raccontate, però Giustissimo. E dico allora soltanto guarda, ti che quando dico. abbiamo festeggiato, diciamo, la medaglia, noi l'abbiamo festeggiata in discoteca insieme con l'Argentina. Ecco. Cioè, Spettacolo. eravamo amici, quindi fondamentalmente noi l'Argentina in una discoteca, diciamo, vicino al Pireos, in Grecia, ad Atene, e lì ti dico che sono successe in quella discoteca delle cose che non si possono raccontare. Fortunatamente, dico fortunatamente, nessuno l'ha portato in quella serata alla videocamera, anche perché io, per conto, ho girato per un mese con la videocamera in mano, quella sera non l'ho portata, ma forse è meglio così, diciamo. Meglio. Sì. Anche perché eravamo giocatori di basket e ci conoscevano tutti, beh, alla fine, se no, cioè, voglio dire, in Italia non so come finiva. No, ma perché infatti ti volevo fare una domanda proprio su codesto, perché me lo sono sempre domandato, cioè quando arrivi a giocare una finale olimpica, è più alla fine della partita, nel caso vostro che perdeste, è più la soddisfazione comunque di essere andata a medaglia in una competizione come i basket nelle Olimpiadi, oppure la delusione di essere arrivati vicini, vicini a loro, è una roba incredibile e di averselo visto portare via sotto il naso? Allora, loro una cosa incredibile sarebbe stato il più grande risultato storico, diciamo, della pallacanestro italiana, probabilmente di sempre, perché comunque, vuol dire, io spero nel futuro, ci mancherebbe, sono positivo, però vuol dire, la vedo difficile ricreare un gruppo di giocatori che non erano tutti stelle di prima categoria, c'erano tanti lavoratori, tanta gente che comunque si metteva a disposizione del gruppo e giocava più gruppo, era il gruppo quello che rendeva quella squadra così vincente come è stata, perché, voglio dire, non è saltata l'Olimpiade, e anche l'anno prima, dove c'erano giocatori come Cittadini, che purtroppo un mio grande amico, però è riuscito a giocare con la nazionale italiana solo quella competizione. C'è giocatori che magari, Rombaldoni, tanti giocatori che venivano da realtà minori e si erano creati uno spazio e avevano creato un gruppo che poi è cambiato, cioè, chiaramente dal 2003-2004 è cambiato, cioè, c'erano alcuni punti fissi, alcuni che sono cambiati, però, cioè, voglio dire, la nostra finale è stata la semifinale. Cioè, voglio dire, dovete rendere conto, io mi ricordo nello spogliatoio, sotto le docce, ancora vestiti, che si telefonava a chi ha la madre, chi ha la sorella, chi ha la moglie, chi ha la fidanzata, chi ha l'amico, e si gioiva perché non te ne rendi conto, ma vincendo una semifinale te hai una medaglia. E Sì. non una medaglia di legno, ma una medaglia d'argento, almeno in tasca. Cioè, era comunque il più grande risultato mai ottenuto dalla pallacanestro, perché fondamentalmente lo possiamo paragonare, diciamo, a Mosca, dove però c'era il lockdown, cioè il lockdown no, perché adesso c'è il lockdown, però c'era, diciamo, la non partecipazione di tutti i paesi, come l'America, e quindi chiaramente per la protesta quelle Olimpiadi fu giocata con metà delle partecipanti attuali. Quindi è chiaro, hai già raggiunto il tuo obiettivo, e quella sera lì, nonostante ci fosse una finale, da giocare, però chiaramente nel momento in cui ti sei reso conto di aver raggiunto un obiettivo impensabile, ma impensabile da parte di tutti, gli addetti ai lavori, i giornalisti, tutto il mondo della pallacanestro non avrebbe scommesso 1.000, no, non c'è più da dire, però diciamo un euro sulla vittoria dell'Italia.
cioè, voglio dire, quindi è chiaro che comunque hai raggiunto un obiettivo ed è tuo, non te lo ruba più nessuno, cioè, voglio dire, comunque stai in finale, hai una medaglia in tasca, hai fatto più di quanto umanamente uno pensasse possibile da una squadra come la nostra, però da una squadra, cioè non avevamo la stella che doveva risolvere la partita, non avevamo, avevamo dei grandi giocatori, Basile, Galanda, cioè Pozzecco, giocatori che comunque, voglio dire, prima uno poi l'altro erano comunque protagonisti a seconda dell'esigenza, a seconda dei momenti, non ci mancava gente che facesse canestro, cioè non ci mancava cioè, tiratori, Sorragna è stato un giocatore che ha dato dei mattoni enormi a quella partita a semifinale, cioè ha fatto 10-12 punti mettendo tiri liberi importanti negli ultimi quarti, cioè giocatori che venivano dalla Serie B e che erano in nazionale a giocarsi un oro, cioè era in campo per giocare un oro, cioè voglio dire, oggi come oggi noi abbiamo 4-3 giocatori nell'NBA, giocatori incredibili, perché comunque prima c'era Bargnani, adesso ha smesso, però voglio dire, poi che ci sono i giocatori come Bellinelli, Gallinari, lo stesso Datome che adesso comunque gioca in Turchia, che però, cioè, voglio dire, è riuscito a farsi un'esperienza in NBA di un paio d'anni, e di sicuro è una cosa che ci metterebbe la firma qualsiasi giocatore di un campionato europeo. Questi erano giocatori che però non erano così blasonati, però voglio dire, avevano fame, avevano voglia e avevano il gusto di portare e di indossare la maglia italiana, cioè a prescindere da cosa gli portasse, però voglio dire, avere già l'onore di poter vestire la maglia italiana e farti il culo magari per un'estate intera, perché si faceva un mese e mezzo, due di preparazione, e iniziare a fare la preparazione i primi di luglio per giocare a fine agosto, cioè voglio dire, devi avere comunque una gran voglia, un gran orgoglio per giocare con la nazionale, quello c'era, è quello che ti ha portato a quel punto lì e a ribaltare i pronostici, cioè purtroppo non ho visto questa cosa qua nelle ultime nazionali e questo mi è dispiaciuto, perché comunque nonostante ci siano dei giocatori che danno anima e corpo, però non puoi basare diciamo una nazionale su tre persone che ti devono risolvere le partite, perché poi dopo quello non succede, infatti non è successo negli ultimi anni, purtroppo abbiamo mancato degli europei, non siamo riusciti ormai a qualificarci per le Olimpiadi dal 2004, noi parliamo dell'ultima partecipazione alle Olimpiadi, 2004, ora 2004, se faccio due conti e sono 16 anni, stanno le Olimpiadi, non le facciamo perché non ci sono, e va bene, possiamo essere scusati, però spero e mi auguro che cambi qualcosa, che magari anche questa situazione porti anche un cambiamento e a un rivedere un po' come si giudica la pallacanestro in Italia, dove purtroppo la Serie A è fatta da 6/7 stranieri, che non è chiaramente positivo. Io non voglio fare critiche a nessuno, né alla federazione né tantomeno alla Lega o quant'altro, però credo che portare, diciamo, il cammino della pallacanestro, per come io l'ho vissuto dall'inizio, io ho avuto la fortuna di giocare con due americani veri, due americani che erano americani, che comunque vuol dire venivano in Italia magari a fine carriera ed erano gente che faceva la differenza, con 8 italiani che diventavano mano a mano le bandiere delle società. Oggi vedo 7 stranieri, sì, cambiano ogni anno, che magari sono anche neanche tanto forti, perché magari... Esatto, il problema è quello. Vai a pescare gli scarti di quello e, per l'amor del cielo, parlo di scarti, attenzione, non voglio essere offensivo, perché obiettivamente tanti di quelli che io ho definito scarti sono diventati tanti giocatori d'Eurolega e giocatori tanto di cappello, che hanno fatto carriere incredibili, giocatori formidabili, che hanno giocato anche con me, che partivano dalla Serie A2, venendo in Italia, diciamo, da realtà che non gli hanno permesso di magari essere presi nel draft NBA. Cioè, è chiaro che comunque, quando però ne prendi 2, 3, 4, è un discorso. Quando tu in Italia, con 16 squadre in Serie A1, devi prendere una cosa come 150 americani, cioè, capisci bene che non tutti sono buoni giocatori, e magari sono atleti, corrono, saltano, ma la pallacanestro non la sanno giocare. E purtroppo è quello che ho visto negli ultimi anni, la pallacanestro si è ridotta a
atleti che magari saltano, che però la pallacanestro non la giocano. E questo ha penalizzato gli italiani, che non giocando più nel ruolo in cui prima erano relegati e che gli hanno dato la possibilità di arrivare nel 2004 a giocare anche in nazionale, partendo magari dalle categorie minori, oggi fare una scalata dalla Serie B per arrivare in Serie A, io la vedo quasi un'utopia, perché comunque vedi, o sei un giocatore forte e quindi la Serie A ti spetta perché sei considerato un giocatore da Serie A, oppure guadagnartela è molto più difficile. Sì, sì, era anche il discorso che faceva, mi sembra, qualche settimana fa il Poz in un'intervista, ha detto questo discorso qua, e che io condivido in pieno. E infatti vorrei farti una domanda che ci avevano fatto nella chat, che allora fammi vedere. Intanto comunque, almeno a me, ma penso più o meno a tutti, ci trova purtroppo d'accordo su... Ne abbiamo discusso abbastanza del discorso nazionale degli ultimi anni. E... Guarda, sto leggendo la domanda, fondamentalmente quello che ho parlato adesso è come la domanda che è stata appena fatta. Sì, sì, sì. Sì. Boh, cioè l'idea che non ci sia un gruppo vero e proprio secondo me è plausibile, nel senso se quei tre devono essere il tuo unico punto di riferimento, gli unici a cui dai la palla nei momenti importanti della partita, cioè levi voglia di giocare a quegli altri probabilmente, cioè non crei gruppo assolutamente, crei delle differenze tra i giocatori e credo non sia produttivo. Non responsabilizzi giocatori che non sono, diciamo, le prime donne, tra virgolette, no? Sì, cioè, sì. Vuol dire, nel momento in cui chiaramente ricade nelle mani di pochi risolvere le situazioni, e in quel momento lì anche chi comunque, vuol dire, è gregario o comunque, vuol dire, ha un ruolo di secondo ordine, non... sia perché magari in Serie A non ci gioca, perché tanti giocatori erano anche di A2 nella nazionale, cioè, e quindi magari non ha l'esperienza che tu maturi giocando in un campionato italiano e avendo le responsabilità, perché poi quando in fondo devi stare in campo per vincere le partite, te devi avere anche un'esperienza che si matura giocando campionati, giocando partite importanti, giocando situazioni difficili, dove chiaramente ti crea una confidenza anche nel gioco. Cioè questa confidenza non nasce da dover prendere responsabilità, nasce da comunque da essere in campo e da giocare a certi livelli. E certi livelli vuol dire Eurolega, certi livelli vuol dire campionato di A1 e anche campionato da A2, però è differente il livello tra la A1 e la A2. Quindi quando tu hai giocatori che non hanno questa esperienza e magari si appoggiano molto di più a Gallinari piuttosto che a Bargnani nel passato, piuttosto che a Datome, giocatori che chiaramente affrontano da anni questi palcoscenici. È chiaro che comunque, vuol dire, non ne hai 12, ne hai 2, 3, 4, massimo 5. Quindi ci sono problemi di fallo, ci sono problemi di situazioni, di giornate forte. Esatto, Maria, magari se dà le responsabilità agli stessi che non vengono, non entra, è un casino. Esatto, che non vengono mitigati da un gruppo di persone, di 12 giocatori che può essere intercambiabile, e questo è il problema. Cioè, quindi giochi la partita stratosferica giorno prima, giorno dopo giochi una partita di merda, esci magari in una competizione europea, perché è quello che è successo. Cioè, noi siamo arrivati 3 anni fa a giocarci le qualificazioni per le Olimpiadi e abbiamo perso con la Croazia, che avevamo vinto, cioè, vuoi dire, capisci? Cioè, vuoi dire, fondamentalmente sono situazioni che una partita che puoi vincere la perdi perché magari nei momenti principali perdi una palla, perdi un tiro, fai due errori, magari giochi peggio e manchi una qualificazione alle Olimpiadi. Però ti riduci a queste situazioni perché magari il gruppo sono tornei preolimpici e sono cambiati i sistemi. Un torneo preolimpico può andarti bene e magari arriva l'ultima partita se dentro o fuori. Cioè, quindi questo è quello che è successo nell'ultima possibilità di andare alle Olimpiadi, si parla ormai di 4 anni fa, però vuol dire che sono in realtà. Qui c'è una domanda da un nostro amico, dal nostro amico Franz. Ciao, Dio mio, ha parlato di Ciao veramente, ho letto bene? Sì, Marcello Damiano. Mamma mia, Marcello Damiano, guarda, l'ho sentito quest'anno
Italia. Penso sia 145 kg. almeno, visto le foto, io non l'ho visto, ma visto le foto penso che ormai stiamo sui 150, perché comunque voglio dire era 120 quando giocava, quindi a parte quando è iniziata la fortitudo che magari saltava sopra canestro ed era magari 105 kg. Adesso, dopo già negli ultimi anni, quando era nazionale, già saltava un po' meno, anche se qualche volta un bello zompo lo faceva, perché era comunque, voglio dire, un grande atleta. Ciao, so che era in Italia ultimamente, prima del casino, a fine anno scorso, so che girava e si è incontrato con un po' di gente e l'avevo sentito. E lui chiaramente adesso in Brasile forse sta anche peggio, perché la situazione in Brasile è abbastanza grave. Molto, però, molto brutta. Era un personaggio, era una persona simpaticissima, scherzava sempre, rideva sempre, picchiava come un fabbro, perché praticamente tra lui e Galanda praticamente gli allenamenti erano un continuo di schiaffi, sberle, di tutto. Gli allenamenti erano delle guerre proprio nucleari, cioè, vuol dire, mi ricordo proprio veramente che a differenza di Marconato, che comunque vuol dire era tranquillo, lui era un giocatore sporco, ma sporco nel senso proprio vero della parola. C'era uno che non cioè, se ti deve tirare, prima di far tirare ti tirava giù le braccia. Cosa che quello che si deve fare in realtà, erano minimi allenamenti con Galanda, perché uno, sia uno che l'altro, erano due fabbri proprio macellai. Certo, Galanda aveva anche un gran tiro che Damiano non aveva, sì. Cioè, vuol dire, era più un lavoratore, uno che comunque andava in rimbalzo, saltava, faceva le sue cose, non era un gran tecnico, però vuol dire, una persona simpaticissima, ha fatto degli anni bellissimi, perché comunque, vuol dire, anche al di fuori, cioè, era da ridere proprio, era simpatico, super come persona. Tra l'altro su Damiao ci avrei un aneddoto anch'io, probabilmente se lo ricordo anche falsa, perché quando noi eravamo piccoli Damiao giocava nella Juniores di Bologna, se non erro, e Fortitudo, e la Juniores del Galli dove si giocava noi nel torneo si doveva scontrare con la Fortitudo, e quindi venne a giocare, se non erro, sia a San Giovanni, poi alcuni da San Giovanni andarono a vederlo a Bologna. C'è perché... contro? No, noi eravamo piccini, però Damiao a quei tempi là era giovanissimo, però era la sensazione, perché in quelle partite lì comunque faceva le super schiacciate, super stoppate, cioè faceva la fama del giocatore, sarebbe diventato fortissimo, e poi dopo ci si ritrovò in nazionale da professionista. Anche Luca Garri, livornese, sicuramente ci siamo scontati. Il Garrone, cazzo, amico Garro. Io l'ho conosciuto, una bravissima persona, simpatica, purtroppo era un personaggio un po' particolare, cioè, voglio dire, non è che... però, ma gioca ancora, camminando, però gioca ancora e fa ancora la sua bella differenza, nella due, per cui, voglio dire, tanto di cappello a Luca, che saluto tantissimo, sì, numero uno. Pensa che io ce l'avevo, cioè, era il mio compagno di camera, di stanza, diciamo, nazionale, all'Olimpiade. E anche qui ci sono degli aneddoti che però per la privacy non si può. Situazioni, diciamo, da codice militare avvenute all'interno del villaggio turistico, che purtroppo non posso raccontarvi, però furono veramente divertenti. Cioè, a danno purtroppo di Garro. Certo. Perché penso ogni squadra abbia questo codice, ma è giusto anche così. Sì, no, ma... fu divertente, insomma, che si alimenti la leggenda. Allora, c'è questa domanda di Enrico, sì, messa. Allora, che ti vuole ringraziare per la semifinale contro la Jugo di Bodiroga e Divaz nel 99, chiedendoti in questa sua domanda se quella lì del 99 è stata la tua miglior partita in azzurro. Oppure se ne porti nel cuore altre. Ma la mia personale miglior partita non lo so, sicuramente diciamo di quella vittoria straordinaria del 99, che poi diciamo che è un po' l'emblema anche della finale, e che ricordo in maniera più vivida, fu il famoso recupero di Abbio, col contropiede mi lanciò praticamente una palla in mano per la schiacciata prima della finale, qualche minuto prima, diciamo, del concludersi la partita contro la Spagna.
quella chiaramente la ricordo, perché comunque hai vinto lì fondamentalmente la tua partita, che quella è stata, diciamo, la conclusione di una partita che ormai avevamo vinto. È stata l'azione simbolo della finale, se non mi ricordo male, la tua schiacciata sul recupero di Abbe, incredibile. Uno dei simboli, perché chiaramente, voglio dire, ce ne sono tanti altri, con giocatori eccezionali, Fucca, Myers, voglio dire, Abbio, tutti i giocatori che poi, diciamo, si sono lasciati nel tempo, perché non sono arrivati tutti chiaramente fino a, diciamo, agli altri risultati, che però erano giocatori che avevano vinto un argento negli europei precedenti e un oro in quello europeo lì, cioè chiaramente prima con Messina e poi dopo con Tanevic quell'anno del 99. Sì. È chiaro che comunque sono tutti ricordi, io sono uno che non sono come Di Giulio Maria, che se gli dici che nel 98 ha giocato contro un amichevole contro la Danimarca, si ricorda anche contro chi ha marcato e chi l'ha marcato. Dico chi ha giocato nel 2006, io ti dico, beh, insomma, qualcuno me lo ricordo, però il 90% me lo ricordo. Cioè, voglio dire, fondamentalmente, chiaro, li conosco tutti, ma mi chiedo un nome, mi chiedo un cognome, ti dico, ma sì, beh, sono fatto così. Però di sicuro quello, cioè, i ricordi più vividi ce li hai comunque delle finali, perché quelle che ti rimangono più stampati nella mente, perché comunque si legano a un risultato più che a una prestazione. Io della mia prestazione, cioè, voglio dire, ho giocato tante partite, ho avuto la fortuna anche di fare delle grandissime partite a livello di società, a livello di nazionale, cioè, ma se mi dovessi chiedere qual è la migliore, non lo saprei neanche dire. Cioè, dovrei andare a prendere Wikipedia e cominciare a vedere dove ho giocato bene, dove ho giocato male. Ho fatto 16 punti, non me lo ricordavo. Cioè, perché comunque, vuol dire, non è quello che mi si stampa nella mente, mi si stampano certi tipi di ricordi, certe sensazioni che ho provato, ma poi fondamentalmente non sono uno che ha mai guardato le statistiche, anche quando magari ero sulla cresta dell'onda. Cioè, me mi interessava giocare, non ero uno che, diciamo, andava in campo perché doveva prendere 10 rimbalzi o fare 20 punti. Io andavo in campo perché volevo giocare e mi incazzavo se non volevo giocare, a prescindere se va bene o male, però certo. Io volevo in campo. Quello è il mio carattere, che mi ha portato magari ad avere dei grandi risultati, cioè avere la voglia e la convinzione di poter fare qualcosa, e se no magari sarei rimasto un giocatore di medio livello. Invece io ci credevo, e non avendo delle doti atletiche incredibili, cioè, voglio dire, però ho avuto la fortuna, cioè, io chiaramente saltavo la Gazzetta Ufficiale quando stavo in forma, magari saltavo anche, però poi generalmente non ero certamente un atleta di primo livello, cioè, avevo un gran senso della posizione, quello sì. Pensa che un anno sono riuscito a vincere pure la classifica rimbalzisti, cioè, non so neanche come, certo, giocavo 35 minuti a partita, bisogna anche considerare quello. Voglio dire, quindi, però di sicuro i miei ricordi sono legati più ai risultati che alle prestazioni personali. Però ce n'è una tua che, preparando, insomma, da quando ho saputo che eri ospite mi sono riguardato un pochino, ce n'è una tua in semifinale olimpico a 2004 con la Lituania, se non mi sbaglio è il canestro del sorpasso. Lì in post una sorta, non nel 2004, totalmente di fuori il difensore, quello è veramente, non nel 2004, fidati, non era quella la partita, perché io era con la Lituania nell'ultimo quarto 2004, non penso di aver fatto neanche un canestro, anzi sono riuscito a perdere anche due palloni, tra l'altro voglio dire, ho avuto la fortuna la settimana scorsa di rivedermela, ho detto, ma guarda che pollo che ero lì, ho fatto questo passaggio a vuoto, cioè, quindi fondamentalmente non era quella a cui ti puoi riferire, perché mi ricordo, cioè, me lo ricordo, però ancora meglio me lo ricordo perché mi sono rivisto proprio l'altro giorno, quindi fondamentalmente non è stato in quel caso lì, sarà stata sicuramente. Allora, grande giocata mia che ho sbagliato a citare la partita, però ce n'era
Questo è il bello della diretta, biga. Ma che poi bello è che mi si è bloccato tutto e non ho sentito. Sì. Quindi, se non avessi visto la partita la settimana scorsa, avrei detto sì, sì, certo, hai ragione, grande, ho fatto una grandissima partita. È vero, perché sfiga voluto e forse proprio la partita che hanno ridato. Sì, davvero. Ah, no, era un mashup delle dalla chat ce l'hanno detto. Doppio ferno insieme 99, semi 99. Era la semifinale, ma avevo sbagliato. Però era nel 2000 ed era praticamente contro la Lettonia di Sabonis alle Olimpiadi del 2000 a Sydney, dove io ho fatto un doppio perno con avvitamento contro Sabonis e ho fatto canestro. E sti cazzi, cioè, probabilmente quello lì non è a Sabonis. Quello era a Lituania, non era semifinale, però era Olimpiadi del 2000 a Sydney. Grazie, provi a riparare la mia gaffa. Non sono neanche reso conto io di cosa ho fatto, perché ho fatto tipo due piedi perno con ubriacamento mio personale e ho fatto canestro. Me lo ricordo bene anch'io quella lì, fu veramente una bellissima azione. Ho riguardato troppe cose tutte insieme che non ho visto sulla mia pelle, perché sono troppo giovane per averle viste, quindi ho fatto un po' di confusione. Ero giovane anch'io nel 2000, figurati. E il principe del Baltico al bar. Quello sì che era grosso, so che io rimetto che io sono grosso, ma tu non hai mai visto Sabonis, cioè io se non l'hai mai visto di persona, io ci ho giocato contro. No. Sembrava un orsetto gommoso, perché comunque era a fine carriera, ci fece un culo come un paiolo, perché comunque vuol dire c'era la palla, la teneva come un'arancia, passava che neanche ti accorgevi cosa faceva, passava sì, la palla così e la manteneva in mano alla gente che faceva canestro, tirava da Dio. Il sottocanestro era 2,20 o 2,22, cioè, anche se era gommoso, cioè, vuol dire, era enorme. Era allucinante, perché faceva quello che voleva, cioè, vuol dire, era un giocatore allucinante per talento e per dimensione fisica. Questo qua ha fatto una carriera nell'NBA a 34 anni. Sì, senza ingallito e bevitore. Spiegava tutti quanti i giocatori dell'NBA, cioè sì, a 34 anni, non a 20 anni, quindi ti puoi immaginare che talento aveva questa persona, oltre, diciamo, a un fisico enorme, perché comunque era 2,22. Cioè, soprattutto poi se si parlava del 2004, era l'anno in cui Sabonis, comunque da dopo l'NBA, quindi praticamente era quasi dal ritiro, è tornato a Kaunas e se non erro vinse anche il miglior giocatore dell'Eurolega di quella stagione lì, quindi nel senso, alla fine proprio di una carriera dove si era distrutto tutto, aveva dato tutto, comunque ancora il talento era quello che era. Se devo dire un giocatore tra i più forti con cui ho potuto giocare, confrontarmi, è stato lui, ha avuto la fortuna di giocarci contro, ma cioè, voglio dire, se avesse avuto voglia, cioè, già quella partita penso fece 23-24 punti senza far fatica, però voglio dire, era un giocatore, cioè, di un altro mondo, voglio dire quanti giocatori possono dire di essere andati a giocare nell'NBA a 34 anni, a 35, a 34, 32, quanto è andato da... Ci sarebbe dovuto andare 10 anni, 12 prima. La differenza contro gente come Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, cioè giocatori che comunque, vuol dire, vabbè, Shaquille O'Neal era fisicamente devastante, c'è, cioè una roba che attaccava canestri, saltava, stoppava, cioè, vuol dire, prendeva la palla, se la sbucciava prima di salire, cioè era incredibile. E falso. Ma non era un talento, cioè, voglio dire, non era un talento, era un mostro fisicamente, sì, cioè, sì, voglio dire, segnava meno di metri liberi, quindi già voglio dire, questa è... Non è un complimento, fondamentalmente, perché io mai stato un gran tiratore di tiri liberi, cioè sono arrivato al 60% in carriera, cioè, lui riusciva ad arrivare al 40%, qui sì, vedi, capito. Sì. Però, cioè, voglio dire, io non mi ci mettevo contro, perché ti passava sopra e saliva dentro canestro e ciao, grazie, arrivederci. Cioè, voglio dire, poi non c'è attualmente un giocatore a suo livello fisico nell'NBA. Neanche ci si avvicina uno con il suo talento, cioè la sua fisicità e la sua dominanza, diciamo, a livello, lui ha dominato l'NBA nel mio ruolo, diciamo, per 15 anni, ma l'ha dominato, cioè, vuol dire. Sì, sì. La gente proprio si scansava.
A proposito di avversari e proprio nel tuo ruolo, citavo Sabonis, Simone voleva sapere, centri più difficili da marcare in carriera, se ce ne puoi dire uno per tecnica e uno per fisicità, se non li raccoglie tutti Sabonis forse. Beh, diciamo sì, sicuramente quello lì è, diciamo, il non plus ultra, cioè poi dopo ce ne sono stati tanti altri con cui ho giocato e sicuramente... Uno è con cui non ho avuto proprio la fortuna di scontrarmi tante volte, però un grande centro, non per tecnica, però per fisicità, era Rusconi, Stefano Rusconi. Un grandissimo giocatore che, diciamo, che io ho incrociato nella sua fine carriera e, diciamo, ho avuto la fortuna anche di allenarmi con lui, cioè, lui fisicamente era tosto, poi aveva le braccia di una scimmia, nel senso che ce l'aveva lunghissime e con delle mani che praticamente le mie sembravano quelle di un bambino, cioè teneva la palla come un arancio, e infatti lui fu già un grandissimo giocatore. Lui sicuramente, come tecnica non ti saprei dire, perché ne ho incontrati parecchi giocatori forti tra americani e italiani, vabbè, ce ne sono stati tanti fondamentalmente che comunque erano bravi. E tra l'altro Rusconi provò anche l'avventura NBA, andò malissimo perché avrà giocato forse 20 minuti in tutto a Phoenix e poi giustamente tornò. Me lo ricordo perché io praticamente ero appena tornato la mia prima esperienza in Serie 2 ed ero tornato a giocare alla Benetton, diciamo, non dico come titolare, però comunque come giocatore lì. Rusconi è andato in NBA, se non che a febbraio è tornato, io non ho più giocato. Quindi, cioè, sicuramente con D'Antoni allenatore, che certamente non è che mi ha reso un bel servizio, anche se magari ho avuto poi l'opportunità di scappare, tra virgolette, di scappare, di andare all'estero a giocare all'IK di Atene, perché durante una partita contro l'Olympiakos io in Eurolega fece una gran partita, poi dopo mi aprì la porta, diciamo, dell'estero e della legge, con la legge Bosman, insomma. Per cui voglio dire, sicuramente, insomma, ci sono tanti aneddoti, diciamo, da poter... A livello di squadra, chi ricordi di più? Proprio in tutti i ruoli, cioè, qual è il compagno più forte, secondo te, con cui hai condiviso lo spogliatoio? Diciamo che uno dei compagni più forti e meno vincenti, è già capito di chi parlo. Di Carlton Myers. Bravo, di Carlton Myers, che ha avuto la fortuna, cioè ci ho giocato... Pensavo Falsini io. Ci ho giocato alla Fortitudo e ci ho giocato a Siena, anche se a Siena, diciamo, che è resistito poco, perché chiaramente c'è stato uno scontro a fuoco con il vecchio Minucci, che ancora gente ricorda, è spogliatoio. Io lo ricordo perché ero lì, per cui voglio dire che poi ha portato, diciamo, allo scioglimento del contratto e alla sua avventura a Siena. Sicuramente lui è uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto in Italia, almeno come guardia, di sicuro un giocatore che faceva canestro, che comunque sapeva giocare a pallacanestro, molto forte, sicuramente non fortunato perché i risultati non ne ha tenuti tantissimi e magari se ne meritava qualcuno in più. Poi, sì, perché ha segnato un'epoca al basket italiano alla fine. Sicuramente ha segnato un'epoca e poi dopo io personalmente, se devo fare nomi, preferisco fare nomi di italiani, perché anche gli americani cambiavano anno dopo anno, cioè voglio dire, ne ho avuti gli americani forti con cui ho giocato, avete ricordato Dominic Wilkins, però ce ne sono stati tanti altri. Cioè, però preferisco ricordare gli italiani come Galanda, con cui ho avuto la fortuna di giocare sia in Fortitudo che poi dopo a Siena. Bulleri, cioè, voglio dire, ci sono tanti giocatori italiani che effettivamente hanno fatto la differenza nei campionati italiani. Bulleri più che come compagno, diciamo, di squadra, l'ha avuto come compagno di nazionale, cioè, anche perché, voglio dire, diciamo che come club mi ha fatto girare anche le scatole, perché comunque mi ha fatto perdere una finale di Eurolega a Barcellona, dove con la Benetton ci rubò, confermo, ci rubò 3 punti con un tiro da 2 che fu un dato da 3, e lì perdemmo la partita, però voglio dire, purtroppo all'epoca l'Eastern Play non esisteva ancora, quindi la finale, anche se rovinosa, l'hanno giocata loro,
perché poi dopo l'hanno preso una bella ripassata da Barcellona, quindi fondamentalmente non è andata neanche tanto bene, come la Fortitudo poi l'anno dopo è sempre Nerolea che ci ha battuto sempre di un punto, di due punti, e poi ne ha presi 40 a Tel Aviv. Cioè, voglio dire, sono tutti ricordi che ho, voglio dire, poi tanti giocatori mi sono rimasti, anche stranieri, mi sono rimasti nel cuore. Topic, uno dei grandi giocatori che ho avuto la possibilità di giocare nei primi anni qua a Siena con Ataman, che comunque, voglio dire, è un giocatore, è una persona squisita, è un giocatore numero 4, lui è una persona squisita. Poi ce ne sono tanti altri che è un elenco che non finisce più, perché se faccio due conti ho giocato 26 anni, ho giocato in quasi 14-15 squadre diverse, quindi puoi immaginare quante persone sono. Ne è passate tantissime, però di uno ti volevo chiedere un ricordo, perché purtroppo è compianto, cioè ha giocato, se non ero, con Harry Williams alla Benetton. Sì, si è giocato. Che tipo di uomo era Harry Williams? Perché, cioè, io mi ricordo, in campo era fortissimo. Cioè, l'ho conosciuto poco, perché comunque l'anno lì io non ero un gran parlatore di inglese, come si può dire in maniera maccheronica. Cioè, io l'inglese l'ho imparato poi, erano i primi anni alla Benetton, io l'inglese lo parlavo un pochettino scolastico e anche poco, quindi, cioè, fondamentalmente le mie interazioni con gli americani erano comunque filtrate dai, perché all'epoca penso c'erano comunque i traduttori, perché si parlava in italiano. Adesso ci sono i traduttori per tradurre l'inglese all'italiano, perché se abbiamo un italiano che non sa l'inglese, abbiamo un traduttore che parla, che traduce dall'inglese all'italiano, perché fondamentalmente si usa l'inglese nelle squadre come lingua, diciamo, ufficiale per parlare con tutti. Mentre prima era contrario, parlavamo prettamente italiano e c'era chi traduceva. C'era il vice allenatore che era lì che traduceva, faceva tutto l'intermediario. Quindi non ho avuto, diciamo, un rapporto molto, cioè non l'ho conosciuto bene come persona, cioè solo come giocatore, quindi non ti posso dire molto. È chiaro che comunque ci sono stati anche tanta gente che purtroppo è morta, giocatori, mi ricordo Mitchell, con cui ho avuto la fortuna di giocare a Reggio Emilia, morto anche lui pochi anni fa, non so se un anno e mezzo fa o due anni fa, cioè, che lo chiamavano il maestro, cioè, lui era un giocatore che quando ho giocato io aveva 40 anni e faceva quello che voleva in A1, cioè a 40 anni. Ci sono tanti giocatori che purtroppo, Ford, un altro grandissimo americano che con cui ho giocato insieme, cioè, vuol dire, passava la palla, praticamente io mi ricordo, preso il rimbalzo in difesa senza cadere al volo, fece un lancio lungo tutto campo. Cioè, prova a farlo, se sei capace, io non ci riesco. Cioè, però erano tanti giocatori che purtroppo ora non ci sono più, però, vuol dire, hanno lasciato dei gran ricordi personali e non solo, perché comunque, vuol dire, penso che tanta gente se li ricorda ancora bene, e con una lacrima agli occhi magari si ricorda quello che hanno fatto. Roby, ideale. Il tuo quintetto ideale? Bella domanda. Cioè, io tanto dico sono italiani, quindi... Vabbè, allora, Bulleri. perché ti spiego perché? Perché comunque era un giocatore che la squadra la gestiva bene, oltre a uno che poteva fare veramente punti nei momenti importanti, ed era uno su cui poteva fare affidamento a 360 gradi. Cioè, Basile... Cioè, Bulleri l'ho messo perché Pozzecco, secondo me, era un pazzo scatenato e continua a esserlo. Vuol dire, io la squadra non gliela mettevo in mano, anche se poi dopo le partite le vinceva, però vuol dire, era, come si dice, un pazzo scatenato, lo è ancora, ma quando giocava lui veramente non capiva più niente, entrava in trance agonistica e chi si è visto. Poteva essere nel bene e nel male questa cosa, eh. Ma anche rapporti ci sei ora col Poz? Ma ogni tanto lo sento, lo chiamo, ci faccio due chiacchiere. Dire, io non sono stato uno di quelli che è diventato più amico con lui, lo conosco, però voglio dire, c'è gente che ci ha vissuto veramente esperienze sia di pallacanestro che fuori. Uno è Andrea Meneghin,
De Paul, che chiaramente erano festaioli. Io non sono mai stato un festaiolo, loro praticamente ogni sera erano fuori a ubriacarsi e a far danni a Dani. Io penso che il Goz non me ne verranno sicuramente a male, però penso che all'Hollywood l'avrei fatto in culo più di qualche volta e li butta fuori, quindi penso che è più che conosciuto nell'ambiente, uno con che se hai la fortuna di giocarci insieme ti fa divertire a prescindere da tutto, da allenatore come da giocatore. Cioè, penso che avere la fortuna di avere Pop come allenatore, e perché sta facendo bene e ha fatto bene negli ultimi anni, negli ultimi due anni a Sassari, ha fatto bene perché prima di essere allenatore è stato un giocatore, prima di essere giocatore un pazzo. Quindi fondamentalmente non ti puoi non divertire, perché per lui la pallacanestro è divertimento, e uno che gioca con lui, si allena con lui, si diverte a giocare, perché non... cioè, anche la gioia di giocare, di non farlo solo come un lavoro, è importante. Cioè, riuscire a divertirsi facendo un lavoro non è semplice, e quando ti trovi in società, in squadre che non ti permettono di divertirti, perché ci sono allenatori di cui non farò né nome né cognome, però ci sono allenatori che ti fanno perdere la voglia di giocare a basket. Ti fanno perdere la voglia di giocare a basket perché non capiscono che lo sport e la disciplina è importante, ma è importante anche il divertimento. Se non c'è il divertimento e la gioia di giocare, diventa un lavoro. Allora, vai a dire quello che fa l'impiegato da comunale da 10 anni e si sparerebbe in testa ogni giorno perché non ce la fa più. E ha la fortuna di avere un lavoro fisso. Questo qua non è un lavoro fisso, per cui vuol dire, se deve essere anche pesante. Certo, hai capito? Sì. Quindi, vabbè, tolta la parentesi, diciamo Basile sicuramente, perché comunque vuol dire, penso che sia stato più che Carlton Myers un giocatore che veramente faceva canestro, ragazzi. Cioè, veramente segnava, che veramente era bravo, bravissimo. Ti posso dire Galanda, Marconato, ti posso dire tantissimi. Io chiaramente non mi ci metto dentro perché non mi reputo all'altezza. Però fondamentalmente, cioè, Marconato è stato un grandissimo giocatore, magari meno realizzatore, però un totem sotto canestro, ha le braccia lunghissime, era difficile andare a tirare contro di lui, un grandissimo tiro da fuori, da 2 o 3 metri, una grandissima tecnica. Cioè, Galanda, per quello che è stato, cioè, vuol dire sicuramente un gran realizzatore, un grande uomo spogliatoio, magari più di me. Io, da quel punto di vista, ero uno che faceva sempre casino. Cioè, purtroppo questo mio carattere si è un po' visto negli anni, cioè, vuol dire, tanta simpatia non facevo alle persone e non tanto agli allenatori. Cioè, l'unico allenatore con cui veramente sono sempre stato in sintonia è stato Tanjevic, che mi ha sempre tenuto come un figliolo, cioè, voglio dire, fondamentalmente, anche se l'ho avuto solo in nazionale, ha sempre comunque creduto in me, mi ha sempre dato la fiducia, e io ho sempre cercato di ripagarlo, nonostante che con lui io abbia avuto in tante occasioni screzi anche di paroloni uno con l'altro, cioè, perché io purtroppo quando giocavo e non mi andava bene una cosa, e sono famosi sicuramente, ci sono video anche miei dove praticamente in panchina continuo a bestemmiare per un quarto d'ora con il vicino calmo, mi sta buono. C'era il vecchio Perigiani qua a Siena che mi diceva calmati, era un quarto d'ora a calmare me, perché praticamente da quando uscivo alla panchina era tutto un insulto verso l'allenatore di turno e verso tutto quello che non mi andava bene, e a volte avevo ragione, a volte avevo torto. Non è che chiaramente posso dire che avevo sempre ragione o sempre torto. C'era sempre, allora, ti volevo dire qualcosa di D'Antoni, di D'Antoni. Ma io con D'Antoni non ho mai avuto simpatia, perché comunque lui aveva le sue idee e non contemplavano me, diciamo, fondamentalmente. Chiaramente sono stato, diciamo, poco tempo con D'Antoni come allenatore, un anno, diciamo, quindi non ho avuto, ero giovane, quindi potevo pretendere poco. No, ma perché ti volevo chiedere, visto che ora lui praticamente sta giocando senza filtro. Anche, scusa Freddo, però ora D'Antoni uno come Ghiaccio gli farebbe comodo a Houston. No, appunto, volevo arrivare, dicevo. Guarda, in stampella ci vado. Cioè, pure meglio di quelli che fanno giocare lì. Cazzo, davanti. Ci mette uno di 1,95 a fare il centro. Ce la fai. Però Houston meglio. La sta dicendo comunque alla fine, anche se chiaramente tra alti e bassi. Sì, però insomma, ai playoff, quando si alza un attimino il livello di fisicità, non averci nessuno sotto canestro, io non la vedo proprio bene.
cosa che la pallacanestro moderna, ed Antoni uno di quelli che gli piaceva la pallacanestro moderna, dello small ball, come le era recalcati, e tutta gente che comunque, vuol dire, purtroppo io non ho avuto buoni rapporti, cioè, ma non per altro, però chiaramente quando è uscita da un po' di anni questa parte la Baltanedea, che comunque, vuol dire, il famoso asse play pivot non fosse più necessaria, è cambiato un po' il mondo della pallacanestro, e in peggio, a mio parere, in peggio, perché comunque la pallacanestro di corri salta tira secondo me poi è la fine meno bella di quella giocata come una volta, cioè, voglio dire, è meno divertente, cioè, voglio dire, anche perché, voglio dire, prendiamo un po' le situazioni, se dobbiamo avere soltanto uno che, cioè, come l'NBA è bellissima, però l'emozione che ti dà un campionato italiano le partite dell'NBA non te la danno, cioè, al mio parere, diciamo, rispettando tutti quelli che sono amanti dell'NBA e, diciamo, della pallacanestro oltreoceano, che piace anche a me, la guardo, anche se non la seguo, però ogni tanto la guardo, però, diciamo, anche il calore, io ho avuto la fortuna di essere all'ultima, alla gara 6 di Dallas-Miami a Miami, un po' di anni fa, diciamo, sono passati un po' di anni fa, la famosa finale dove vinse Dallas a gara 6, dove praticamente 2011. I posti si liberarono perché tutti pensavano tutti di andare a vedere la finalissima gara 7, io ero a Miami, diciamo sui siti biglietti in vendita, comprai 2 biglietti e andai a vedere quella che poi dopo fu l'ultima partita, perché chiaramente vinse Dallas, però io in un palazzetto italiano una finale così avrei visto in mezzo ai tifosi gente che si insulta, gente che si incazza, gente che gode quando vince, gente che comunque, vuol dire, non si mette a fianco. Io avevo a fianco uno di Dallas con quelli di Miami che beveva la birra, dicevano oh, good game, cioè, vuol dire uno con l'altro, cioè, vuol dire tifosi, sì, sì. Vuol dire, io personalmente, cioè, ai tifosi della Dio, Maremma Troia, Maremma Maiala e tutto quello che posso investire, che posso tirare in quel momento il tiro, perché ho perso un cazzo di anello, come funziona lì, cioè, questo è, diciamo, come viviamo noi, diciamo, il tifo, e comunque lì è più uno spettacolo, la gente lo viene a guardare e se lo gode, e va anche bene, perché sicuramente noi abbiamo più problematiche qui, perché magari il tifoso è uno che poi fa anche danni, fa anche cose sbagliate, però la vive in maniera diversa, cioè, non tutti i tifosi chiaramente sbagliano, fanno cose sbagliate, però magari c'è qualcuno all'interno del coro che stona, e questo chiaramente in tutti i posti, nel calcio come nella pallacanestro, cioè, vuol dire, non è proprio per colpa di pochi scemi, ci rimettono tutti quanti, capito? Però sì, voglio dire, di sicuro è un altro tipo di realtà. E la domanda che hanno fatto qui rispetto al tifo in Grecia? Io ho avuto la fortuna di giocare in Grecia all'EK con un allenatore che magari nessuno conosce, ma si chiama Ioannidis, che no. È, diciamo, diventato poi un politico, ma che era l'allenatore dell'Olympiakos, che era tutto, diciamo, considerato un guru, diciamo, della pallacanestro, uno degli allenatori più blasonati all'epoca, che quell'anno lì passò praticamente dalla vincente Olympiakos all'AEK, diciamo, società emergente. Arrivava in finale, giocavamo noi al palazzetto olimpico, adesso non mi ricordo come si chiama, però proprio quello vicino a dove c'è per tutta la zona olimpica, quello centrale nella parte alta di Atene. Quello del Panathinaikos, adesso non mi ricordo come, cioè, noi eravamo in condivisione col Panathinaikos, usavamo lo stesso palazzetto. Per cui, diciamo che comunque, vuol dire, questo palazzetto è di, penso, 20.000, quindi è come un palazzetto dell'NBA, perché l'NBA più o meno sono sui 23-24.000 per spettatori, diciamo 20.000-21.000. Quando c'erano i derby era pieno. Cioè, tu giocavi in un'arena da 20.000 con 20.000 persone che rilanciavano le dracme, perché all'epoca c'erano le dracme, non c'erano l'euro, quindi si parla di
di epoche, diciamo, pre-euro, quindi vorrei dire pre-2000. C'erano le dracme, lanciavano queste monetine che erano così, che erano tipo, non so quante dracme, non mi ricordo neanche più, ma erano enormi, che arrivavano in campo e ti arrivavano anche addosso. Cioè, che poi dopo, se tu pensavi che ti allenavi in un palazzetto vuoto, giocavi in un palazzetto pieno, cioè anche quella era una cosa abbastanza... Cioè, allenarti in un campetto piccolino con 2000 spalti, 2000 praticamente posti intorno, insomma, faceva il suo effetto. E vederlo pieno quando c'erano i derby, cioè, era una roba tosta, insomma. E il tifo in Grecia era pazzesco. Bello. Comunque, vuol dire, tu consideri all'epoca la Grecia era... la pallacanestro era considerata come, la, come il calcio in Italia, quindi tu andavi lì, avevi gli sponsor che ti davano le scarpe, cioè vuol dire, non ti dava la società le scarpe, ti andavi a parlare con la Nike, andavi a parlare con la Reebok, andavi a parlare con l'Adidas e dicevi bene, io gioco all'EK, mi fai il contratto, bene, ti davano le scarpe, ti davano l'abbigliamento, ti davano tutto quanto, ti sponsorizzavano per un anno, facevi il contratto con chi preferivi te, a seconda di... E, qui, e poi dopo tu guardavi la televisione greca, c'erano, invece di essere... il lunedì del calcio c'era praticamente la pallacanestro del lunedì, la pallacanestro del mercoledì, lo scontro del giovedì e poi c'erano le partite e dopo partita e vedevi i giocatori greci che facevano le pubblicità delle patatine, pubblicità di tutte le cose, capito? Era tutto diverso, come il calcio in Italia adesso, la pallacanestro, e i tifosi erano tosti. Ganzo, beh, bella. No, l'esperienza è bellissima perché comunque vuol dire come viveva la pallacanestro in quegli anni lì non l'ho mai vissuta in Italia io. Cioè lì la pallacanestro, cioè ad Atene c'erano 10 squadre, di 10 squadre di a uno ad Atene. Cioè vuol dire, Atene è grande, diciamo che sì, è poco più grande di Roma. Okay. Però in una città come Roma, considera Roma, ci c'erano 10 squadre da uno. Cioè. Come in Sud America, a Buenos Aires o a San Paolo per il calcio, stesso discorso. Esatto. E se non sbaglio hai giocato anche un po' a Valencia in Spagna, differenze? Sì, ho giocato 6 mesi a Valencia, sono differenze... tornato in Italia a febbraio. Allora, la pallacanestro spagnola è molto più fisica, molto molto più fisica, nel senso comunque io mi ricordo, ci ho giocato, avevo un americano lungo di 2,05 metri, grosso come un toro, cioè in allenamento era praticamente delle botte, sembrava di andare a fare la guerra tutti i giorni, ma veramente botte, cioè questi qua proprio, non era fioretto, cioè praticamente entrare in campo e, sì, sì, era praticamente tirarsi delle legnate dall'inizio dell'allenamento alla fine. È un altro tipo di pallacanestro, un'altra intensità. Sicuramente loro sono riusciti a tutelarla molto di più che non da noi in Italia, perché comunque vuol dire la nazionale spagnola i risultati continua a averli, e non solo per un periodo, ma ce l'ha anche oggi. Cioè, perché comunque vuol dire sono in maniera incredibile, anche se anche loro avranno un grande cambio generazionale adesso, cioè vuol dire con dei giocatori che ancora giocano, che giocano in NBA, che vuol dire i fratelli Gasol, che comunque vuol dire sono, diciamo, il pilastro della nazionale. Adesso chiaramente uno non ci gioca più, ma fondamentalmente anche Mark credo che ha fatto vedere l'anno scorso che qualcosina l'ha spiegata a lui. Cioè, per cui voglio dire, loro però hanno creato un grosso gruppo, c'è un cambio generazionale, però hanno rispettato molto di più, secondo il mio punto di vista, l'importanza di dare un palcoscenico e diciamo la possibilità di maturare ai loro giocatori nei campionati, diciamo, di categoria, cosa che in Italia un po' si è persa per strada, perché comunque vuol dire quando mi accorgo che comunque vuol dire in Italia, e non voglio tornare su questo argomento, però vuol dire fondamentalmente abbiamo un minimo di 6 americani per squadra, e si parla di un minimo, e un massimo di 8. Cioè, capisco anche che la difficoltà che abbiamo noi per creare dei giocatori da nazionale è maggiore, questo penso io. Poi la Spagna, una realtà bellissima, delle strutture incredibili, perché i palazzetti lì sono veramente palazzetti, non dico del livello dell'NBA, però ci siamo vicino, cioè con delle strutture veramente organizzate bene. La pallacanestro lì è vissuta veramente in maniera molto più amplificata come organizzazione, come tutto, cioè, e anche come pubblico, perché consideriamo che comunque la media del pubblico
delle partite in Spagna si aggira penso sui 10.000 persone, cioè voglio dire cosa che in Italia noi se arriviamo a 2.000-3.000 sono numeri grossi, ci sono palazzetti da 10-12.000 e sono pieni, cioè voglio dire, capito? A Valencia io adesso non mi ricordo quanto è il palazzetto, penso sia 8.000 o 9.000, adesso non me lo ricordo, però è sempre pieno. Voglio dire, riempie un palazzetto partita dopo partita per 8.000 persone, una bella cosa, insomma. Sì, sì, è la cosa strana, cioè non è che la Spagna è un paese che vive solo di basket a livello sportivo, cioè c'è anche una grandissima cultura, comunque sia, anche calcistica, però in Italia evidentemente non si riesce a seguire... diciamo un modello come quello spagnolo, ma lì in generale ha girato la chiave tutto lo sport, perché sia il calcio che in base in generale c'è già il calcio si sta vedendo che piano piano ricambiano, c'è un ricambio in corso, probabilmente ci sarà anche nei basket perché si organizza veramente bene, magari gli aiuta il fatto sia di puntare sui nazionali che magari hanno quest'idea delle grandi società. Ad esempio c'è il Real Madrid che è sia calcio che basket, Barcellona lo stesso, probabilmente non lo so se il Valencia è lo stesso discorso, però ci sta, di sicuro è un sistema diverso. C'è questa domanda di Enrico. E che fanno Stefano? Non si leggano, Sta acceso. Allora, ho letto la domanda, cioè devo dire, cosa serve a Milano per far entrare nel giro del Final Four? Se sapessi questa risposta sarei milionario domani mattina, perché è una domanda penso sia un po'. È una società che ha cambiato allenatori, ha cambiato giocatori, e per fortuna non ha ancora cambiato proprietario, perché è quello che salva un po' la baracca a Milano, cioè avere Armani come proprietario, però ha riuscito a cambiare collaboratori, allenatori, giocatori, i risultati, a parte degli scudetti che sono arrivati, per amor del cielo, fondamentalmente sono arrivati per rotto della cuffia, molti non sono arrivati e dovevano arrivare, perché se permettemi, io non so i numeri, ma credo che un italiano spenda dai 15 milioni l'anno per la squadra. E penso che sia della seconda, della quarta squadra italiana insieme. C'è un campionato quando comunque c'era una Siena, che voglio dire, per amor del cielo, con tutte le critiche che ha avuto, gli scudetti che gli hanno tolto, la mala gestione che ha avuta, per amor del cielo, non voglio andare, purtroppo sono note dolenti e mi è dispiaciuto tantissimo, anche perché secondo me gli scudetti non vanno tolti se uno li vince in campo, mai, mai e poi mai, perché comunque vuol dire quella squadra di Siena che ha vinto gli scudetti li ha vinti in campo, certo, non li ha vinti vivi, perché poi le aveva sempre detto, no, ma quelli facevano, quelli non facevano, cioè guardiamo in faccia la realtà, cioè voglio dire, tutto un mondo paese e non c'erano grosse differenze, c'era sicuramente uno staff e un sistema che ti può piacere o non piacere, perché chiaramente non era un sistema perfetto dal punto di vista magari morale, perché magari c'erano delle cose che non potevano anche non piacere, però un sistema che ha funzionato, che funzionava e che ha portato una società come Siena a essere comunque dominante per 6 anni, e Milano non ci riesce. Ora, quale sia il motivo, una risposta non ce l'ho, sicuramente ci sono delle grosse problematiche. Se potessi dare una risposta, certo, magari se ti devo dire quella risposta, dire, che ne so, prendetemi a fare dirigente e vi risolvo i problemi, ma non credo che sia quella la risposta, anche se mi piacerebbe farlo. Ecco, su però, questa cosa ti posso sicuro, hanno la non ultimo, cioè voglio dire, hanno preso un allenatore con tanto rispetto, che ha fatto quello che ha fatto in Europa, in America, che però giustamente non ci sarà riprova perché in fondo non è arrivato al campionato, cioè, però voglio dire, finora purtroppo neanche lui è riuscito a ottenere i risultati che sperava, cioè, questa è una grossa domanda, perché comunque cioè, voglio dire, la squadra, i giocatori ce li aveva, la squadra c'era, l'allenatore sicuramente molto più competente
risultati non è ancora riuscito a tenerli. Scusatemi in due minuti che devo attaccare il cavo, se no mi cade la connessione. Certo. E intanto ne approfitto in volo per... Ah no, se ne sta andando. Ok, allora dopo. È scappato. Allora. Ma ci passa alla porta? Sì. Falsa, ma durante gli allenamenti vi siete sgomitati? Non so, cioè com'è? È uno sportellatore? No. No, aspetta. Non sarei sopravvissuto ora come tagliaccio. Eppure ora, per chi non lo sa, Falsa è un signor picchiatore. Sotto no, avrei paura, avrei paura. No, sì. Si stava chiedendo il Falsa se in allenamento vi siete un po' picchiati. No, ma io non sono uno sporco, va tranquillo. No. Andrebbe fatta questa domanda a un giovane. Andrebbe fatta. No, io guarda, io l'allenamento l'ho sempre preso, non l'ho mai dato perché non sono uno abituato. Infatti, quando all'epoca di Scafati, quando giocavi in A2, c'è un telefono. Sì, scusate un attimo. prendevo sei gran legnate dai miei amici. Mi sa che è tutto un po' bloccato. Sì, non ti sei sentito tanto bene. No. Ci sta andando via, Roberto. Mi sa che ti sei bloccato. Ma io ci sono, anche se va un po' lento, sì. Non so perché. Sì, sì, no, adesso sì, c'è stato un momento in cui non sei capito. Sì, un momentino. Adesso io vado a casa, mi sembra. Sì, mi sa che dipende da... Freddo, mettiti queste cuffie, ecco. Fatto. Scusate. No, non lo so. Un incazzate. Cosa ci siamo? Te? Sì, io ci so. Ma ci eravamo un po' bloccati. E Roberto, ci senti? No, ma era il campanello, eh. Rispondo a Simone Bettini, non era un telefono ma era un campanello. No, un po' problemato. Che io avevo fatto di là. Un'ora e ventidue. Vediamo se recuperiamo Roberto. Siamo quasi all'ora e mezzo per un salutone. Salutone, vediamo. Io se avevo un ultimo domandone. Vediamo se ci si fa. Ok, aspetta. Aspettiamo. Eccolo. È già ritornato. Roberto? Eccomi. Ok, vai, eccolo. Vai. Io Roberto ti volevo fare una domanda, poi siamo quasi in chiusura perché altrimenti se no è un'ora e mezzo quasi. Cioè, te ci hai parlato della Grecia, del calore dei tifosi, però noi non abbiamo trattato un argomento di una tua stagione in particolare a Bologna, l'apice di Basket City, Virtus contro Fortitudo e soprattutto a prescindere da come è finita in campionato con quella rissa di Eurolega. A me mi ha sempre stimolato tantissimo, nella quale se non erro te tu fossi anche squalificato perché entrasti in campo dalla panchina. No, mi sa che io fui uno di quelli, nonostante sono entrato in campo, però fui uno di quelli non squalificati. Ah, non fosti squalificato. Ma com'era il clima? No. Perché cioè, per arrivare a darsele in quel modo lì, sicuramente c'era una pressione anche a livello d'ambiente sportivo, di pubblico particolare, no? Che è scaturito tutto dal discorso, cioè da un contatto tra Abbio e Fucca, poi dopo chiaramente è subentrato Maier, è subentrato Danilovic, tutti quanti hanno cominciato un po' a fare un po' di zuffa, quindi fondamentalmente c'era già nervosismo,
ci fu un fallo brutto, una situazione brutta, una risposta, un lancio di pallone verso Abbio, poi dopo chiaramente la situazione era già calda, era già stressante, era un derby, il derby d'Italia, ed era un derby per andare in finale fuori della Lega. Poi chiaramente mi pare che furono comunque sanzionati più quelli della Fortitudo che quelli della Virtus, perché comunque vuol dire lo stesso Danilovic non fu squalificato, mentre fu squalificato Myers, quindi lì sai, poi dopo sono questioni di vecchia data, però vuol dire non fu gestita neanche bene dagli arbitri. Poi dopo è chiaro, cioè, quella fu famosa perché ci fu quella grossa rissa e che portò alla squalifica di parecchi giocatori, insomma. Anche perché poi di lì a poco vi rincontrasti in finale e anche lì fu una signora finale in 5 partite, bella tosta, no? Fu bella tosta, diciamo che noi perdemmo la finale per un motivo principale, secondo me, perché non avevamo Bianchini come allenatore. Io lo dico senza problemi, cioè vuol dire purtroppo Scansi era, a mio parere e giudizio, inadatto per quel tipo di lavoro lì, perché comunque vuol dire le sue responsabilità le ha scaricate su un grandissimo giocatore come Dominic Wilkins, che fece 2 partite purtroppo indegne per quello che è stata la sua carriera. E chi doveva gestirlo e metterlo in panchina, cosa che Bianchini fece in tante altre partite, e chiaramente ebbe da ridire con lui, perché giustamente lui gestiva anche un giocatore come Dominic Wilkins senza problemi, cioè vuol dire se doveva stare in panchina lo metteva in panchina. E invece il signor Scansi la responsabilità è scaricata su di lui. Tutti dicono abbiamo perso per colpa di Dominic Wilkins, e io vi dico no, perché comunque vuol dire avevamo un giocatore come Galanda, che il caro Scansi diceva non era addirittura, non era un giocatore di serie A, ma non era neanche un giocatore di basket. Ecco, queste erano le informazioni del di Galanda. Io in quella partita mi sono sentito dire, ti parlo solo di gara 5, mi sono sentito dire da questo grande allenatore, però Scansi, dire cazzo per colpa tua con questo tiro sbagliato potremmo perdere la partita, mi mise in panchina gli ultimi 2 minuti di quella partita. No, ma che roba io è adesso questa? Mi ricordo bene le cifre, ma mi sembra che io quella partita feci 18 rimbalzi e 19 punti o 17 punti. Porca, cioè, voglio dire, non erano proprio quelle cifre, con uno o 2 tiri sbagliati di cui uno mi mise in panchina. Cioè, questo fu quello che fece il signor Scansi in quella partita lì, dove Galanda non vide campo perché giustamente doveva giocare Dominic Wilkins, nonostante in 2 partite abbia fatto 6 punti, doveva giocare Dominic Wilkins. Cioè, che poi se non sbaglio Dominic Wilkins giocò su un infortunio. Sì, era... cioè c'era le voci, o quantomeno è stato giustificato poi le 2 pessime prestazioni sul fatto che Dominic Wilkins giocava su un gomito infortunato. Un giocatore ha problemi fisici, non gioca, cioè, o comunque gioca un tempo limitato. Cioè, dire, tu guarda quanto ha giocato e quanto ha giocato Galanda, che comunque vuol dire al suo cambio, e obiettivamente non era un giocatore che anche all'epoca, l'anno dopo, vi ricordo che Galanda l'anno dopo ha vinto con Pozzecco, con De Paul. Con Ghin, che erano gli scarti della Fortitudo. Un cazzo di campionato con Varese. Se come? Permetti, giocando da cazzo di campione, cioè giocando da protagonisti. È anche bello. Cioè, quello lì pensavano perdente, c'era lo show Pozzecco, Meneghin che correvano in mezzo al campo uno davanti all'altro così, cioè se permetti quello era divertimento. Cioè, voglio dire, e purtroppo quella finale lì andò così, e mi ricordo che gli ultimi minuti, purtroppo, Myers fece il 5º fallo sull'ennesimo rimbalzo di un grandissimo Nesterovic. In attacco, dove noi avevamo bisogno di un giocatore che prendeva rimbalzi, io li stavo prendendo, stavo giocando una gran partita e sono stato messo in panchina gli ultimi 3 minuti. Non c'era più scarpe, allenatori. A noi 5 scrivere dalle scarpe. Purtroppo tutti
non me li posso togliere, ne avrei tanti di sassolini da togliere con tante persone e tanti allenatori, ma non sono qui per far polemica, anche perché voglio dire, anch'io ero un bel crostino quando giocavo, quindi l'ho detto prima, non ero certo uno facile da gestire, però ci sono certi allenatori che qui qualche sassolino me la sarei tirato volentieri, ma tanto quelli lo sanno, e tanto se uno non si rende conto degli errori che fa e del modo in cui tratta le persone, poi dopo non è che glielo puoi dire te. Fondamentalmente io sono amico di tutti, mi dispiace soltanto per questo discorso, me lo tolgo perché fu una persona orribile, l'anno dopo io sono rimasto alla Fortitudo e mi trattò veramente in una maniera orribile, e quindi questa è un po' la mia storia e la mia esperienza, non sono tutte esperienze facili e belle, sono belle perché sono esperienze, ma non per forza sono belle perché sono state vissute in maniera bella e tranquilla, insomma. Ma curiosità proprio, ma il dopo partita nel vostro spogliatoio te lo ricordi un po'? Cioè, come funziona una roba del genere? Cioè, una sconfitta così rocambolesca, ti punti il dito oppure sei realmente incazzato e stai zitto? No, quella fu pesante, mi ricordo tanti miei compagni, Calton, gente che comunque, vuol dire, c'era rimasta tanto tanto male, cioè, anche perché era un risultato importantissimo per come avevamo vissuto quell'anno, per i risultati che avevamo raggiunto. Noi fondamentalmente abbiamo fatto 3 finali, cioè, voglio dire, capisci, cioè, voglio dire, capisco la prima vittoria di Coppa Italia, bellissima, cioè, voglio dire, primo risultato della Fortitudo in assoluto fu quella Coppa Italia lì. Mm-hmm. Perdi la possibilità di fare le Final Four e poi perdi un campionato in gara 5 così, cioè, la frustrazione era enorme. Poi sicuramente con le bestemmie di tutti i miei compagni, perché c'era l'Emiro che arrivava con le scatole di denaro quando si vinceva le cose, e chiaramente un pochettino. Io purtroppo questa cosa non l'ho vissuta perché le ho perse, però vuol dire, negli anni passati raccontavano quelli che quando vinceva le partite arrivava l'Emiro con la borsetta di soldi, se vincete il derby del prossimo, questi sono per voi. Belle storie passate, che ormai non esistono più. Però quello che succedeva, io non l'ho vissuto in prima persona perché sono arrivato un po', diciamo, in fondo a quella situazione, però voglio dire, quella era la realtà. Cioè, poi perdere una finale così è stata pesante, cioè, gente si è stata molto male e lo capisco, cioè, è normale, no? Cioè, eravamo lì, l'avevamo vinta, bastava tirarle un cazzotto mentre stava per arrivare la palla, stenderli per terra e tirare gli utili liberi, non poteva far niente. Cioè, gli mancavano dopo 30, cioè un minuto, nemmeno di un minuto mancava, bastava tirargli un cazzotto. Sì. Però non gliel'hanno tirato, anche se tutti dicono buono o non buono, secondo me ha tirato dopo il fallo nettamente. Ma quello sì. Sì, no, cioè, infatti, dire, perché poi il punto è che non era la giusta o sbagliata, cioè, in buona fede e in cattiva fede, non lo puoi dire, cioè, l'hanno valutata così. Però il contatto, secondo me, c'era prima ancora che ricevesse la palla. Sì, sì. Sì, assolutamente. Bravo lui, l'ha presa e l'ha tirata. Bravo, niente da dire. E l'ha segnata, anche perché quello non era proprio la cosa più semplice. Io, da tutti questi discorsi fatti, per chiusura vorrei fare una domanda. Mi senti, Roberto? Non sento. No, zero? Ah, okay. Te allora mi sa che c'è quel problema che sente qualcuno e a sei noi, te. Sì, a noi ci senti? Sì, a voi sì. No, sì. Non dicevo a te. Dicevo a Roberto, biga, dai. Io dicevo non sento lui, giustamente se te mi dici se ci senti a noi io rispondo. No? Sì, no, io non dicevo a te, no, dicevo a... E sono io, grazie. Dicevo a Edoardo. Sì, la settimana non rendo bene, sono uno da weekend. Comunque ormai mi sembra che siamo un po' avanti, perché sì, tutto, sì. Non sento più le persone, sì. È il momento, cominciano a muoversi come robot, e allora siamo un po' in moto, diciamo, sì, no, infatti secondo me la struttura, ecco. Perfetto. A voi l'onere della chiusura, visto che Roberto non mi sente. Okay, tu. No, visto che Biga non viene sentito da Roberto, però Biga, volevi fare un'ultima domanda? Io gli volevo chiedere se da tutti questi discorsi che ha fatto, io, cioè, percepivo che secondo me l'idea di allenare ci potrebbe essere. Una parola. Se...
Roberto, te lo traduco io, Roberto, perché te non senti lui. Lui ha chiesto in conclusione se dopo tutti questi discorsi ti aveva mai sfiorato la mente l'idea di allenare in futuro. Allora, tra tutto quello che ho capito, penso mi stai chiedendo se, cioè, penso di allenare in futuro. Esatto. Se è giusto, perché non ho sentito metà delle parole. Quella. Ma non lo so, cioè, diciamo che il corso di allenatore l'ho fatto. Cioè, vuoi dire, sono abilitato per fare allenatore. Non so se sono capace di farlo, ma sono abilitato. Penso di essere... No, sono nuovamente grandi problemi tecnici, purtroppo. Quella è stata funestata dalla connessione, ma poi solo alla fine, sì. È venuta una gag meravigliosa. Comunque, vediamo se si recupera Roberto, se no ci tocca chiudere così con questo. In questo frizz, questo fermo immagine, tuo grande fratello, Biga, a te l'onore della chiusura. Ah, io? E tanto ragazzi, è stato un onere, un piacere, ringrazio personalmente il Falza che ci ha dato questa occasione, che ci ha tenuto compagnia, poi si farà una live tutta dedicata a te, una retrospettiva. La live deve essere fatta per Lorenzo Dolfi, che me l'ha chiesto in privato. Va bene, ok. Allora, io ringrazio Roberto che è stato con noi, scuso per la mia gaffa. Gentilissimo. Grande, speriamo gli arrivi questo messaggio di chiusura e niente. È tornato. Dietro. Eravamo ai saluti. Sì, vi ho sentito. No, ok. Sì, infatti, grazie. L'invito mi ha fatto piacere stare con voi, cioè dire, poi dopo vi mando la fattura. Ok, sì, vai, puoi mandare a quello, grazie. No, paga falsi. Mi ha detto falsa che era 1.000 euro l'ora, mi ha detto lui. sì, no, i 6.000 euro è 1.000 euro, ma paga il falsa. Vai. È un regalo. Regalo i palzini, grazie ancora ragazzi, vi saluto, spengo, ciao. E ci sentiamo magari prossimamente, sì. Certo, no, grazie Roberto, magari anche ciao. Di persona a vedere Siena, ecco, no, se si potesse volentieri, così almeno la birra me lo offrite, che non bevo birra, quindi cazzo. Scusate, dai. male a voglia. Va bene, allora, ciao Roberto, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. Grazie mille. Ciao. Noi ragazzi. Ok, allora ci siamo rimasti noi per i salutoni finali. E davvero è stato bello, una bella chiacchierata. E niente, noi ci vediamo settimana prossima con un'altra nuova sorpresa. A me giovedì mi garba. Chi paga, ragazzi, la foto di Roberto? Ma che ti fai? Fai parte. Le miro freddo. È vero, le miro freddo. Comunque, no, glielo possiamo dire che succede domani? O no? Ah, già, domani registreremo. Tre mesi. Ritorna NBA Week finalmente... a distanza di sicurezza. E con le mascherine. Mascherati. Ecco. Mettete anche guanti. Sì, protetti, mettiamo tutto. Sì, ogni protezione possibile. Ci si mette un preservativo addosso. Bravo, esattamente. Gigante. Va bene, ragazzi, no, grazie mille. Ah, vai. Toccherà chiamare il minatore per... Auguri. Il cavalletto per del... Il cavalletto. Ah, io c'ho quello per il telefono. Vabbè, ok. Comunque non so discorsi dal live, ragazzi. È di Fiero, tra l'altro, il cavalletto. E io quindi ho un pezzo in macchina. Si può chiudere questa volta? Sì. Grazie mille per aver partecipato, per questo regalone, insomma, anche economico, alla fine. Sì,
Grazie mille, certo. Ci ho guadagnato parecchio quest'anno. Basket dai, basket toglie, insomma. Niente, penso. Ci si sente su Instagram, qui sotto ci sono i link, ma lo sapete, per vedere un po' che succede domani e l'ospite di settimana prossima. Ragazzi, buonanotte a tutti, fate i bravi, un saluto dai Biga. Ciao a tutti, domani, ragazzi. A domani. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.